Chiudete porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti. Cari sottoposti, benvenuti all'angolo del Ducato. Basta con questa pantomima, sono quattro volte che la registriamo. Per una volta che non c'è Jack, facciamo le cose che possiamo non fare. Non trovi bene le parole, non va è bene, il tuo ruolo come il presentatore. Alla fine tu dovresti condurre una trasmissione più intima davanti a un caminetto con detto, con la vestaglia, la pipa, il cane da caccia sul tappeto. Il personaggio, quello di Mai Dire Gol, fatto da De Luigi, quello della tauromachia. Sì. Com'è che si chiamava? Non mi ricordo. Che ridere. Sì. Comunque, cari amici, benvenuti al nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e i giochi di ruolo. Io non sono Jack, ma bensì sono Mac, e accanto a me ho Banda, ciao ragazzi, e Ale, ciao e ragazzi, che faccio presentare da soli perché se lo meritano. Jack è a casa con il colera e quindi questa volta sarà mio compito guidarvi nei meandri dell'empietà che, come al solito, contraddistinguono questa trasmissione. La nostra abbiamo cercato in tutti i modi di averlo con noi anche in remoto, ma, però non purtroppo verso, Jack ragazzi, è uno di quegli uomini che quando ha 36,2 di febbre sostanzialmente sembra diventa la mummia egiziana, cioè non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto, la e quindi egiziana, niente, non si è potuto fare. Per cui vi dovrete accontentare di noi tre. Ovviamente stiamo dicendo questa cosa perché Jack non ascolta mai gli episodi, di conseguenza mai saprà che, esatto, che gli abbiamo hijackato l'intro dell'episodio. Ragazzi, stick to the plan. Qual è la prima cosa che facciamo di solito? I ringraziamenti. Allora, un ringraziamento speciale questa settimana, forza, Mac, dobbiamo, va sicuramente dobbiamo farlo per forza a Michele Garbuggio e per diciamo estensione anche a Francesco Nepitello e Marco Maggi, che ci hanno intrattenuto più di una volta. Già l'avevano fatto al Pollo Nerd qualche settimana fa, e poi settimana scorsa Michele è venuto qui in taverna dove giochiamo di solito a farci provare per un'altra volta War for Arrakis. Ecco, c'è questa storia per cui l'unico prototipo al mondo del gioco è nelle sue mani e nelle mani appunto dei veneziani, come li chiama lui, quindi Magine e Pitello, e fatalità, per ben due volte siamo riusciti ad averlo sia la DBCon che qui in taverna. Abbiamo potuto fare due partite, abbiamo fatto entrambe le partite come Atreides, perché purtroppo ragazzi ci ho pensato bene e mi sono sforzato tantissimo nello scegliere la fazione. Ero lì per dire Ieri quasi stavamo facendo gli Harkonnen, ma poi però ragazzi, come scoprirete in sede di intervento, perché io e Mac faremo un cross, come si dice, c'è il cross post, come si dice, l'intervento insomma a due, ecco, sul gioco, sì. In realtà le due fazioni di gioco sono totalmente asimmetriche e hanno delle cose molto diverse tra loro nello svolgimento meccanico e tematico della partita. E a me personalmente il modo di giocare degli Atreides in combo con i Fremen piace da morire rispetto a quello più solido e diciamo di Harkonnen, maledetti Harkonnen. Quindi non ce l'ho fatta, ho detto guarda, ho la mia seconda chance, dopo fino al Q1 2024 non vedo più sto gioco. Anche perché che da un certo punto di vista riuscire a provare due volte la stessa fazione ti permette di esplorarne maggiormente le potenzialità e soprattutto le meccaniche, e questo forse da un punto di vista anche di prime impressioni di intervento ci è più utile, perché riusciamo a dare un insight un pochino più dedicato proprio a una delle due ovviamente fazioni. Questa è la next big thing di Kmon per il primo quarto del 2024. È un gioco che si ispira all'altra grande creatura di Imagine Pitello, che è appunto War for the Ring, da cui viene anche il titolo War for Arrakis. Esatto. Però dovete immaginare un War for the Ring che sia attualizzato, quindi come si dice, compresso e un po' più astratto, adatto insomma agli standard del 2022. Sostanzialmente una partita di War for Arrakis tra due giocatori o quattro giocatori esperti secondo me può durare tranquillamente sotto le due ore, a differenza di War for the Ring che dura tipo il pomeriggio. A parte il discorso quello meccanico di gioco che vi dicendo, in realtà la cosa che a me disturba di quel titolo di Harkonnen
è il fatto che abbiano fatto questo, che non so definirlo fanservice, ma hanno introdotto personaggi di Tadeu Farrakis che tecnicamente a livello di romanzo non dovrebbero esserci, come ad esempio Duca Leto, che sì, ma quella è il prossimo Idaho, quella è un'espansione. È un'espansione, lo so, però a me non so perché, sarà perché vabbè, ho letto Dune quando ero giovane e adoro quella saga lì in assoluto, è probabilmente la saga sci-fi che più mi piace in assoluto, e cioè vedere questa roca qua per cui tu puoi giocare il Duca Leto all'interno del conflitto con gli Harkonnen a me sono d'accordo Ale, ma infatti io quando Michele ci ha spiegato quali sono le espansioni, cioè quella degli smuggler, che per carità può piacere come non piacere, io non ne ho sentito la necessità mentre me la spiegava, poi la dettaglieremo in sede di intervento. L'altra la Possible Future è parte in realtà da un principio abbastanza interessante, che è: l'universo di Dune è costellato di personaggi estremamente carismatici, estremamente importanti, che però muoiono tutti nel primo terzo del libro. Esatto. Quindi, da un certo punto di vista, a me non piace l'idea di usare il Duca Leto, perché mi piace stare molto di essere molto fedele al canone. Però dall'altro dico, cavolo, ci sono un sacco di personaggi che sono morti prematuramente e che avevano delle skill e delle possibilità incredibili. Dai, facciamo qualcosa di pazzo, introduciamo un mod in cui si possano utilizzare e ci sta, cioè io glielo concedo, poi a me non fa strippare, però da un certo punto di vista mi incuriosisce, perché sì, il Duca Leto o appunto Duncan Idaho sono personaggi che mi... no, qual è quel che mi aspetta? Duncan Idaho sono personaggi che mi intrigano e che mi sarebbe piaciuto vedere all'opera anche più avanti, anche nel lungo termine, nel romanzo, sì. Ecco, insomma, però ti dico, già il gioco base. Com'è per me esatto, vale così. Comunque poi ne parleremo nel dettaglio, sì, sempre con un approfondimento anche dal punto di vista della lore. E perché vorrete ben capire chi sono, certo, i Sardaukar, sì, i Fedaikin, c'è parecchia la Coam e tutta quella gente lì. Quindi io nel frattempo ho programmato 4 sessioni al gioco di ruolo di Root. Vediamo come andranno. Ah, che bello! Vediamo come andranno. Fai online o fai dal vivo? Online. Sarà molto interessante. Vediamo, parlerò quindi probabilmente con l'anno prossimo, sarà un intervento. Voglio proprio sapere. E vorrei ringraziare Lorenzo Natalini, che è uno dei 3 conduttori della congrega del Dado Incantato, la trasmissione a cui ho partecipato, sì, 10 giorni fa, che mi ha contattato via Facebook per chiedermi consiglio sull'acquisto di alcuni libro game. Uh-huh. E mi ha dato l'opportunità di anticipare un libro game di cui parlerò prima della chiusura d'anno, che è appena uscito, o meglio è uscito a Lucca, al momento non è ancora disponibile negli store, spero lo succeda presto, e lo ringrazio perché mi ha dato la possibilità di esplorarlo in anticipo, wow, perché altrimenti non ne avrei parlato quest'anno. Ah, siccome mi ha chiesto di trovarli determinati tipi di libro game, ce l'avevo sul comodino, l'ho letto ed è una bomba atomica. Mm-hmm. Però non vi anticipo niente. E ma neanche il titolo, Ale? No, faccio durante l'episodio, però ecco, no, non vi dico niente. Vabbè, non dici niente, a posto così. Lo dico a voi a microfoni spenti, va se bene. Volete. Allora, io invece ringrazio dal canto mio, anche, lo faccio subito, anche se poi lo farò di nuovo nel mio intervento che verrà fatto live. Volevo ringraziare Giovanni Zaccaria, ovvero Zetone, che mi ha invitato alla Milan Games Week, direi 2 weekend fa. Se il trasporto temporale è giusto. E aveva invitato tutti noi, ovviamente, poi col fatto che eravamo reduci dalla DBCon era praticamente impossibile per tutti. Io in ultima sono riuscito ad andare a partecipare perché ci aveva invitato ad un panel di discussione su HeroQuest in occasione del lancio della nuova espansione, della nuova serie, della nuova versione di HeroQuest, The Mage and the Mirror, e che arriverà l'anno prossimo. Comunque, tra l'altro, roba inedita, perché questo qui non è Elf's Quest. Esatto. Questo qui è proprio roba che non si era mai vista prima. Questa è roba che Frozen Horror sarebbe Barbarian's Quest, mentre questa proprio è tutta roba. No, aspetta, questa è Elf Quest. Elf Quest. Okay. Quella inedita verrà fuori sì, dopo, l'anno prossimo. Perché non sono mai uscite quelle del mago e quelle del nano. Esatto. E che dire, lo ringrazio perché un numero uno ci ha invitato, ma soprattutto perché la discussione su HeroQuest è stata molto interessante, c'erano un sacco di ospiti simpatici e che in parte conoscevo già. C'erano anche un Morcar e Mentor.
Sì, ma solo dipinti sulle, sulle scatole. E comunque poi ne riparliamo in sede intervento, però appunto ci tenevo a fare questo ringraziamento. A questo punto, come descriveresti la Milan's Game Week in due parole? Dopo te la descrivo con calma. Se vuoi in due parole, un'ora e mezza di coda, ma okay, poi no, approfondiamo. Perché, no, lo cito, ho letto su Facebook un post di Mario Cortese che ha criticato aspramente l'evento perché è troppo confusionario. Allora, l'ho letto anch'io e devo dire in tutta onestà che Mario ha ragione praticamente su tutto. Ovviamente io non essendo arrivato, come dire, alla Milan Games Week tra virgolette preparato, perché io sono andato perché Giovanni ci ha invitato e sono andato lì, cioè, senza alcun tipo di aspettativa, perché io dovevo fare una cosa, sapevo che avrei incontrato qualche amico e basta. Quello che mi sono trovato di fronte effettivamente mi ha lasciato un po' spiazzato, ma dopo ne parliamo, perché in realtà più che raccontarvi io che vado in giro e che cosa vedo, mi interessa parlarvi di questa cosa, cioè di come una fiera del genere può fare tante cose sbagliate, in realtà, ecco. Quindi mettiamola così: alcune giuste la e Milan molte sbagliate. Tagline: la Milan Games Week può solo migliorare. Ah, beh, ecco, quello sicuramente sì. E ad ogni modo, prima di passare alla... È molto andreottiana questa situazione. Prima di passare alla pasturona, ovviamente c'è il nostro caro e amatissimo Munifico che aspetta solo di essere che dopo il Black Friday, tra l'altro, ormai è partito con Artemis per fare il giro della Luna e trovare una location nel Mare della Tranquillità dove poter fare il suo nuovo cavò per i soldi, perché il Black Friday non deve aver venduto anche i tavoli del polo. Sì, non aveva neanche tempo per risponderci ai messaggi durante il Black Friday. Esatto. Quindi, ragazzi, che dire? 3, 2, 1, Zoo! Magic Merchant è unico e solo sponsor del Danwich Buyers Club, come al solito, per ora. Ovviamente. Non si sa mai. Come ogni settimana, porta a casa vostra un ghiotto sconto di BC15 con cui arraffarsi le primizie che poi giocherete molto probabilmente a Natale. Io mi chiedo qual è la categoria affidata alle labbra del Duca Conte. Pensa te, poteva essere postriboli? No. Poteva essere lupanare? No. Invece è per famiglie. Eccolo, questa settimana eccolo. Abbiamo un bel DBC15 su per famiglie. Ora io so che Jack valutato fast, tanto per separarla, più che altro. Allora, no, sapete che la storia che ci aveva raccontato Mastro Caio degli americani che hanno due computer che gli danno i nomi, gli aggettivi e i sostantivi per le missioni di guerra che fanno. Cioè, loro hanno un computer che premono il bottone e gli dà un aggettivo e tipo un bottone che gli dà il sostantivo. Okay, hanno due mainframe che fanno due enormi calcolatori che fanno questa roba. Il calcolatore di PG di Mark Borg. Secondo me, tipo, cosa. Tipo categoria generica. Sostantivo e a Magic Merchant tipo c'è un Oompa Loompa che preme i pulsantoni e fa poppare e viene chiaramente uno da sempre solo categoria generica, l'altro da tipo famiglie per famiglie strategico coidali, esatto, cose così. Allora ovviamente nessuno di noi si è preparato minimamente per questa cosa, quindi nella categoria per famiglie di Magic Merchant probabilmente potete trovare qualunque roba, tra cui Oddsworn e probabilmente anche, non so, un barrage. E le famiglie composte da un solo membro solitari? Esatto. Solitari. Solitari per famiglie. Solitari per famiglie. Okay. E tante altre cose di questo genere. Ovviamente, ragazzi, non vi resta che andare sul sito www.magicmerchant.it, andare nell'apposito menu in alto. Guardate, per famiglie, secondo me, sicuramente troveranno Wingspan, Flamecraft e dai, dimmene un altro che è su Splendor. Agricola per famiglie? No, quello no. No, perché? Cioè, basta. Dopo il ignorante lo hanno tolto. Anche Agricola per famiglie. Comunque sì, andate nel solito menu. Esatto. Ah, tra l'altro Catan, Nebbie su Catan è una bomba. No, quello è Carcassonne. Quello è Carcassonne, sai. Nebbie su Catan a posto così. Tra l'altro il campione italiano di Catan è arrivato terzo ai recenti mondiali. Sai che i giochi uniti su Facebook postava gli aggiornamenti e il competitor italiano è arrivato al tavolo finale, è arrivato terzo. Gaiardo, complimenti. Comunque sì, Nebbie su Carcassonne volevo dire, ed è veramente figo adesso che ho cominciato a giocarlo anch'io. Ovviamente l'avevo scelto per i miei Most Wanted DS, non poteva che essere così. E vabbè, comunque per guardare quali giochi sono in offerta nella categoria per famiglia, andate nel menu in alto, cliccate giochi da tavolo,
abbassate la tendina fino a dove c'è sezione di BC famiglie, e trovate BC 15, un sacco di giochi con quello che è, per i quali vale il DBC 15 al momento dell'aggiunta nel carrello. Ricordo che i bundle non sono sottoposti a codice, bravo, perché ogni tanto e che KDM non è un gioco per famiglie. Ma secondo me questo è una limitazione ingiusta, sì, anche io concordo, io mi opporrei a questa imposizione priva di senso e fondamento. Concordo proprio con stanno consegnando Eos 3 Pass Odyssey nel frattempo. Oggi sono arrivate le prime foto di scatolone. Ma ti sono arrivate? Ti è arrivato il tracking? No, perché l'abbiamo fatto con il gas Vicenza. Okay. Quindi arriverà un bancale di 20 direttamente al nostro amico Gianluca, esatto, che poi lo dovrà distribuire. Esatto. Anyway, amici, ricordate DBC 15, categoria per famiglia. Cliccate su magicmerchant.it e sperperate i vostri sudati risparmi. Chiudiamo quindi qui lo Zufolo e partiamo con la pasturona vera. 3, 2, 1, Zufolo! Molto bene, amici. Allora, come primo intervento di questa settimana c'è appunto la mia recensione, diciamo così, della Milan Games Week. Non andiamo in ordine. Non andiamo in ordine, no. Ricordatelo. No, ma è lui che quando monti l'episodio, ricordatelo. Perché? Di solito parto io. Perché devo mettere la touch audio. Questa roba non è live. Che li riascolto quando li monto di solito. Sì, facciamo così perché prima facciamo il contenuto live e dopo lanciamo i registrati. Sì. Direi che è più saggio. Tra l'altro ha deciso lui che parte per primo, sì, perché sì, lui certo guida. Più che altro perché ho poca memoria, quindi mi sto già dimenticando cose che volevo dire. Okay. Comunque, ragazzi, per riassumere brevemente quello che abbiamo già detto nell'introduzione, io mi trovavo alla Milan Games Week. Lo fai in diretta? Non è in registrato? No, ma lo fai in diretta veramente. Sì, perché voglio allora non posso sbagliare. Voglio che sentiate le cose. Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Vado a una carambata dietro l'altra. Una birra. Aspetta, aspetta che prendo la birra subito. Vai. Allora, ok, perfetto. Ci abbiamo comodo. Stavamo dicendo che siamo tutti, e poi sono andato solo io, stati invitati alla Milan Games Week dal nostro amico Giovanni Zetone Zaccaria per parlare di HeroQuest e un panel di un'oretta con altri personaggi molto interessanti del mondo della divulgazione, tra cui c'era Luca Occhi di Intail, grande gruppo di gioco di ruolo che trasmette anche su Twitch, sono piuttosto seguiti. Okay. C'era il Angelo Di Chello, il mitico Angelo Di Chello. Sai quanti premi ha preso? Io non lo sapevo. È un pittore molto bravo della zona di Vicenza. Quell'Angelo Di Chello, il signor Angelo Di Chello. 67 Golden Demon si è portato a caso questo signorino. Giusto per il Golden Demon è il premio più ambito a livello mondiale per la pittura di miniature. Era stato invitato per una premiazione, per un Siccome lui fa parte del bivacco di Vicenza, sì, di cui c'era anche Paolo Boffo, sì, spero di ricordare correttamente il nome, che hanno portato Paolo Boffo e i ragazzi del bivacco alcuni anni fa hanno creato questa ziggurat apribile in cui hanno creato un'avventura di una serie di avventure di HeroQuest per il vecchio HeroQuest e l'hanno portato a far vedere, ragazzi, cioè una roba a parte che era alta tipo 50 centimetri. Il bivacco Vicenza è da sempre specializzato nella creazione di diorami e scenari giusto per giochi capire TV. Cioè, mi ricordo ancora, più di dieci anni fa, loro andavano a Lucca e portavano degli scenari, tipo degli Arcamondo o degli scenari per Warhammer Fantasy che erano la fine del mondo. Loro sono quelli che a Modena Play voi trovate nel padiglione, diciamo quello dove ci sono tutte le miniature, e che di fatto quelli che hanno gli scenari più galattici di tutti, che fanno giocare a Mordheim, a tutti i giochi GV di miniature, anche il vecchio Warhammer e così via, sono quelli che sostanzialmente portano tutto questo ben di Dio. E la cosa bella è che mi spiegava Paolo che ogni anno loro producono, si danno un tema e producono tutti gli scenari con quel tema. Vicenza Capo del Mondo, non so ma veramente roba. Ragazzi, mi ha fatto vedere le foto delle cose che stanno preparando, cioè galattiche. Il giorno dopo del sabato in cui siamo stati alla Milan Games Week, loro andavano a Novegro, dove c'è un'altra importante fiera di modellismo proprio, e anche mio padre è tornato poi, e dove hanno fatto giocare un mega scenario gigante di Mordheim, multitavolo, e Paolo mi ha fatto vedere alcune foto dei materiali che avevo portato, una roba, ragazzi, galattica. No, mi fa, cioè, sorrido perché quando lavoravo a Dominio
Angelo Di Chello andava alle superiori e veniva lì a dipingere, tant'è che per diverso tempo è stato, ha fatto parte del team di pittori di dominio. Poi le cose non sono finite bene. Ma insomma, comunque sta di fatto, ragazzi, che è un pittore di fama internazionale. Tra l'altro è un ragazzo che ha una cultura della lore di Warhammer, ragazzi, pazzesca, ma pazzesca. Cioè, ragazzi, sono 20 anni che vive dentro quel mondo lì, voglio dire. E ci ha raccontato infatti un paio di simpatici aneddoti durante legati proprio a HeroQuest. Allora, parto col descrivere appunto questa esperienza per quello che era il fulcro almeno della mia giornata. Ah, c'era anche, spero di ricordare bene, Alessandro Rossi, ovvero Master of Masters, che è un storico master di HeroQuest e di Dungeons and Dragons, che è simpaticissimo e ha anche lui molta cultura, proprio uno di quelli che il nostro hobby ha, qualche anno più di noi, uno di quelli che il nostro hobby proprio lo ha fatto esplodere, lo ha vissuto, fatto vivere agli altri, l'ha fatto esplodere, anche lui una persona preparatissima. E che dire, questo parterre di persone capitanate appunto dal nostro buon Zettone, che conduceva un po' alla giornata, la call, lì scusate il panel, abbiamo un po' affrontato quello che vuol dire HeroQuest, cioè a tanti anni di distanza è stata riprodotta la scatola quasi praticamente uguale da Hasbro e del vecchio HeroQuest, ma se un'operazione, certo, che nostalgia, ha dei risvolti commerciali, dei risvolti nostalgici indubbi, viene fatta con questa potenza, perché ragazzi, intendiamoci, a Milan Games Week gli unici stand veramente, cioè, che rimanevi lì a guardarli erano quelli della Hasbro, che aveva un, non so, credo quelli che normalmente sarebbero tipo tre stand di una azienda normale, tutti completamente dedicati a HeroQuest, altri tre totalmente dedicati a Betrayal on the House on the Hill, e tutti ambientati dentro con i mobili, le luci, le cose. Poi c'era il gigantesco stand di Dungeons and Dragons dove si poteva giocare anche lì, sembrava una taverna fantasy, con le botti, con le robe, ma una roba pazzesca, ragazzi. Cioè, ci hanno investito dei bei soldi, ma dico che rispetto a tutto quello che avevano intorno veramente spiccavano, ecco. Quindi c'è stato proprio una profusione di anche denaro, di vil denaro notevole. E allora con i ragazzi abbiamo un po' analizzato questa cosa, perché di fatto tutti quelli che erano lì, ma come moltissimi di noi, veniamo da quel gioco. Cioè, senza HeroQuest probabilmente sarebbe stato un mondo veramente diverso, e quindi abbiamo un po' analizzato queste cose. Abbiamo poi potuto vedere in anteprima proprio aprire la scatola di Mage in the Mirror e guardare la qualità degli oggetti, discutere un po' della cosa, guardare i prodotti del bivacco, appunto questa mega ziggurat, farci raccontare un po' di cose pazze da Angelo Di Chello e da Paolo. E poi effettivamente una delle cose più interessanti che Giovanni ci teneva molto a fare era: ma come possiamo rendere una delle caratteristiche più belle di HeroQuest è sempre stata quella di essere moddabile, cioè la gente ci faceva veramente quello che volevamo. Sì, sì, è vero. Ricordiamo Jack che con i suoi amici ci faceva le olimpiadi sul tabellone di HeroQuest. Beh, noi univamo due, addirittura tre tabelloni, esatto, di HeroQuest, facevamo di tutto, sì. E questo vuol dire che lo puoi fare con i classici giochi che hanno un sistema sufficientemente elastico per essere tirato un po' di qua, un po' di là ed essere adattato alle nostre esigenze, che di fatto è quello che tantissimi fanno già con i giochi di ruolo. Quindi è anche questa la qualità intrinseca del prodotto, ovvero ti dà la possibilità di spaziare e di allargare quella che è l'esperienza di gioco con quello che a te piace, non è essere per forza imbrigliato nelle regole. E questo, per quanto sia sicuramente abbia i suoi limiti, questo è innegabile, per il rispetto soprattutto a prodotti moderni, però su questa cosa qua ci siamo concentrati. Allora abbiamo anche fatto un po' di brainstorming su alcune regole, house rules, che come sapete io amo molto, per rendere l'esperienza dell'HeroQuest tipo un attuale. Esatto, ad esempio facendo delle cose tipo il movimento fisso, oppure potendo spezzare l'azione come si fa in Assalto Imperiale, tipo una serie di, come dire, di suggerimenti che io ho trovato molto interessanti, anche perché hanno dato adito poi ad altre riflessioni proprio sulla, non lo so, Mac, come le cose vanno avanti. Ti dico la verità, mi sono, dopo aver giocato questa nuova edizione a Play di quest'anno, e come vi avevo detto, io ero uno di quelli che appena è uscita la news voleva prenderlo addirittura in inglese con tutto così e colà. Dopo l'ho giocato a Play e ho detto a posto così, cioè non ho preso niente di questo prodotto, ma io mi sono fatto l'idea che
esattamente come nei giochi di ruolo c'è questo revamp dell'old school essential, mm-hmm. esattamente c'è questo revamp di HeroQuest, perché essendo partiti da lì, cioè dal niente, essendo arrivati in 25 anni in un mondo di prodotti super strutturati, sì. ok, si è perso probabilmente di vista la direzione. Ormai siamo lontanissimi dagli standard di HeroQuest. Beh, certo. E secondo me, un po' per nostalgia, anzi, un bel po' per nostalgia sicuramente. Però, oltre alla nostalgia, secondo me è nata anche la necessità in molte persone di ritornare alle origini, cioè di giocare sì. un sistema di gioco puro e semplice che, pur contenendo dei difetti come tutti quelli, come i prodotti di HeroQuest, come un prodotto come HeroQuest, insomma, non è esente, però in realtà nella sua semplicità ti possono regalare una serata di gioco con gli amici tanto quanto prodotti iperstrutturati che ti devi studiare per settimane, che hanno 8 manuali, tipo Oddsworn, per dirne sì, una. Sì, che ha bisogno di un impegno, cioè, fisico anche non è come dire, HeroQuest, in proporzione a quello che ti chiede, ti dà tanto o poco nel 2022? Perché noi, per esempio, stiamo giocando a Oddsworn. Oddsworn ti dà tantissimo. Ma ti richiede ma tantissimo. Quanto ti richiede per darti ma tantissimo? Guarda, bro, ti richiede tantissimo. Io sono completamente d'accordo. E l'idea che mi sono fatto è che proprio, in realtà, questo tipo di prodotto comunque abbia ancora una bella fetta di mercato, una bella fetta di interesse, perché, tanto per dire, i quarantenni di oggi che all'epoca lo giocarono tipo una volta da loro cugino mentre erano in vacanza a Roma e poi non lo videro mai più, cioè è chiaro che oggi gli è rimasta la voglia, perché sì. la prima volta che tu apri HeroQuest, ragazzi, noi eravamo appunto piccoli, 9-10 anni, eravamo le medie, prima media, sì, ecco, prima media. Avevamo 11 anni, ecco, tipo una roba così. Tu apri, cioè, per adesso, cioè, gli unici soldatini con cui hai giocato sono quelli dei militari, ok, intendiamoci, sì. Tu apri questa scatola, ti arriva a Natale questa scatola, la apri e trovi dentro il barbaro che è praticamente Conan, che in quegli anni impazzava e tu vai giù di testa. Sì. Il nano, l'elfo, il mago, i goblin, il gargoyle gigante, i non morti, tutti i mostri, delle miniature stupende, ci sono le librerie montabili in 3D, cioè ti sembra di aver, cioè, veramente di aver scoperchiato il vaso. Diciamo che più di tutto l'arredo e soprattutto le miniature, per la prima volta nella vita di una persona che non ha mai conosciuto un gioco da tavolo con le miniature, qui bisognerebbe fare tutto un discorso sull'impersonificazione. Comunque sì, esatto. C'è proprio un prima e un dopo le miniature, esatto. Non c'è niente da fare. Adesso stiamo parlando di gente che non sopporta le miniature perché ti vendono dei giochi di merda a peso d'oro per le miniature. No, qui stiamo parlando di un mondo che non ha mai avuto le miniature, poi è arrivato HeroQuest e la gente è rimasta sì, la gente non senza c'è. Parole perché sono dei giochi che hanno il potere di sovvertire il modo in cui noi concepiamo di giocare sì, da tavolo. Ma infatti HeroQuest è stato al 100%, esempio, lo è stato Gloomhaven, sia per il discorso dei cooperativi sì. che per il discorso del trasportare un mondo smaccatamente aleatorio e formato da dadi, spostarlo sulle carte. E adesso altri titoli, bisogna vedere cosa uscirà, esatto. che hanno questo tipo di potenziale qua, però HeroQuest sicuro, secondo me, diciamo che a livello ludico, oltre a Dungeons and Dragons o ai cooperativi e la Pandemic o ai Legacy, secondo me, insieme a queste tre grandi categorie di rivoluzioni culturali in ambito ludico, anche HeroQuest per il mercato di massa sì, sì, nel 90-91 è stato veramente sì, una roba che ha questo, ragazzi, cambiato integralmente. Cioè, era una cosa su cui eravamo d'accordo tutti lì cioè. al panel e voglio dire, è stato un po' il punto di partenza, proprio perché se c'è un prodotto che ha avuto una forza dirompente così alta, sì, certo. che viene rieditato dopo 30 anni sì. praticamente uguale con pochi accorgimenti. Però viene rieditato cioè, adesso, ragazzi, perché è il momento. Cioè, perché è il momento, esatto. Hanno fatto le loro proprio, indagini di mercato e hanno detto, perché ok. Per quello che dicevi tu, la generazione degli amanti di HeroQuest che all'epoca aveva 11 anni, adesso ne ha 35-40, ed è nel momento massimo delle sue possibilità economiche, ha voglia di ricordarsi com'era giocare con gli amici alle medie, ripubblichiamo HeroQuest e ne vendi milioni di copie. Infatti, ecco, così è stato. E comunque, ecco, ragazzi, a parte questo bel panel di cui appunto ringrazio ancora per l'invito Zettone,
E, che dire, mi sono fatto anche un'idea di cos'è questa Games Week. Allora, premetto, non potendo andare con i miei compari del DBC, ho voluto coinvolgere il mio babbo, Rec, che avete visto anche nell'unica diretta che sono riuscito a fare quel giorno, perché dentro la fiera di Roma sappiate che Iliad evidentemente non prende. Non era possibile telefonare, non era possibile mandare messaggi, non era possibile ovviamente fare le dirette Facebook. Non era possibile rantare sulla Milan Games Week. Coincidenze? Esatto. Non credo. E la cosa buffa è che c'erano milioni di persone che giocavano online con vari videogiochi e quant'altro. Volevo chiederti, va ancora forte League of Legends? Non ho visto neanche uno schermo dove girasse. C'erano un sacco di robe che mi ricordavano Overwatch, ma io sono abbastanza al di fuori dal mondo degli esport. E allora diciamo subito che il problema di fatto è stato proprio questo, ovvero la Milan Games Week si è proposta di unire tre mondi, ovvero il videogioco, il gioco da tavolo e i comics, senza un forte senza un programma forte, ovvero erano tutto smissiato, bravissimo. E come fai, come quando fai la tesina per l'esame di quinta superiore, devi unire otto materie, esatto. E fai purtroppo, porto tipo in geografia, porto la Svizzera, in Svizzera c'è un bosco con quel legno, fanno il violino, porto musica, e cioè ti inventi delle robe assurde, allora, per incrociare, diciamo, le robe. Allora, le cose che parlavano di più, forse anche perché erano vicine come fisicamente, erano i comics e i board games. Allora ragazzi, questo lo facciamolo come disclaimer: se andate a Games Week per i board games, buttatevi al vostro denaro e il vostro tempo, perché fatto salvo per gli amici che ho avuto molto piacere di incontrare, c'erano Alfredo di Genos con lo stand, in cui c'era anche Hjalmar che presentava il lancio di Evergreen, Marchetta. E c'era, ho avuto modo di chiacchierare un po' con Aurora, che era lì per presentare i giochi Asmodee, e c'era Fantasia Store, poi c'erano altri diciamo player del mondo italiano, però ovviamente non c'era la presenza grossa. C'era anche Need Games con Nicola Di Gobis, Marchino e tutti quanti, però era tutto tipo Need Games era dietro uno stand che tra le altre cose vendeva cibo giapponese. Ora ragazzi, e di fronte a loro c'era questo palco gigantesco con la gente che suonava tutto il giorno, band tipo, non so, di ragazzetti, voglio dire, come se fosse il concorso del mercato di Camisano, praticamente. Il mercato di Camisano. Allora, faceva ridere. Poi ho parlato con Marco di Need Games e mi fa: noi tutto il giorno che siamo qua davanti ormai non capiamo più un cazzo, perché abbiamo la testa spappolata. Allora, adesso cercando di fare un po' un sunto per non sprecare troppo tempo. Allora, io e mio padre di fiere ne abbiamo fatte veramente tante, e vi dico sinceramente che se non ci fosse stato lui io mi sarei divertito un quarto di quello che mi sono divertito. Abbiamo commentato, abbiamo riso, e è stato bello tornare a una fiera con lui. Però lui stesso mi dice innanzitutto una quantità di gente immonda, ma immonda ragazzi. Allora, fun fact, arriviamo, l'unico appunto video che ho fatto della live è stato quello prima di entrare. Ci vediamo dentro. E poi non si è visto più nessuno. Non si sa bene dentro. Passato quel controllo, il controllo degli zaini, c'era una fiumana di gente micidiale, tutti fermi. Al che quel santuomo di mio padre ha la bella idea di guardare bene il biglietto che c'era stato fornito in quanto ospiti. E per fortuna, e grazie di nuovo Zetone che ci hai fatto avere quei biglietti, perché fortunatamente gli ospiti avevano la via preferenziale. Mago, ci siamo zompati il primo pezzo di fiumana e siamo arrivati sopra dove c'era la fiumana degli ospiti. No, dove poi c'era la fiumana della gente che doveva entrare. Allora, io ho letto su Facebook, ragazzi, di gente che si è fatta 2 ore di fila per entrare dentro ai padiglioni, per poi rimanerci tipo 3 ore e tornare a casa. Ora, 2 ore di fila, come ben sai, bro, cioè le abbiamo fatte forse quando eravamo ragazzini a Gardaland. Mi ricordano quelli che arrivano a Lucca e comprano il biglietto a Lucca la mattina, ecco, e devono fare 8 ore di coda per poi arrivare e scoprire questo è un falso storico, perché quando ho introdotto i braccialetti, certo, quelli che avevano ordinati da casa, la coda per ritirare i braccialetti era più lunga di quella della biglietteria normale, che ti dava tutto. Una roba incredibile. Comunque ragazzi, io vi giuro che in una fiera, ma neanche a Lucca, ho visto quella quantità di gente che aspettava di entrare in un posto. Detto questo, e per fortuna noi siamo entrati subito, dopo qualche ora siamo andati subito a mangiare. Infatti la seconda cosa migliore della giornata, dopo averla passata con mio babbo, è stato il panino con la salamella che abbiamo mangiato prima di, diciamo, addentrarci nei cosi. Veramente ottimo.
E detto questo, poi siamo entrati finalmente nel padiglioni, nel vivo. Quindi, e lì, queste sono le due cose più belle dei Milan Games. Il panino Week. Con la salamella. Il fatto che sono andato con mio padre e il panino con la salamella. E la terza, il panel di Iro, questo okay. Ovviamente. E, no, allora, siamo entrati e subito ci siamo trovati di fronte al padiglione, quello che era occupato per la maggior parte dai videogiochi. Sì. Ora, mi perdonerete se sono un po' sommario, ma non ho ben capito... cioè che cosa volessero fare in quel padiglione, perché c'erano tre arene gigantesche, ma con arene sto parlando di posti dove c'erano proprio dei, tipo arena romana, agora romana, sì, sì, cioè, no, degli spalti. Anfiteatri degli anfiteatri tecnicamente ce n'era solo uno che era brandizzato, mi pare Vodafone, sì, sì. Dove facevano un gioco, un esport che non sì. Sono stato lì a guardare perché non mi interessava. Credo fosse Dota 2, sai? Perché era Dota 2? Credo di sì, perché si gioca ancora a Dota 2. Mi pare. Bravissimo, Ale, vedi, sempre utile parlarne con voi. Poi da un'altra parte c'era una roba tipo Overwatch che stava andando a cannone. Ma perché c'è due squadre, perché è uscito il ma non era, Overwatch, okay. Secondo me. Ah, okay. Era una roba un po' meno sci-fi. Okay. E poi okay. c'erano varie postazioni con PES, Fortnite, roba varia, forse può essere. E un'altra roba che una quarta postazione. Ma ragazzi, vi sto parlando di schermi da tipo sì, 100 sì. pollici, giganti, dei con Street Fighter 6. Enormi. No, purtroppo no. Purtroppo. Poi c'era anche una zona. Ho scoperto dopo che c'era anche una zona indie dove si poteva parlare proprio con gli sviluppatori di alcuni videogiochi indie che sono sulla bocca di tutti. Ma io questa zona non l'ho vista, ma probabilmente colpa. Eh no, perché indie devi. Cioè, non è lì. Ovviamente indie devi passare per i corridoi oltre il cesso, chiedere al tizio che ti dà la carta, essere in lista, andare là. E praticamente esci fuori dietro il baracchino che ti dà la salamella. Sono i programmatori indie che giustamente comunque discutono la loro materia. Questo padiglione, ragazzi, era un casino dall'inizio alla fine. C'era sta musica tipo Toons terrificante che ha suonato da mane a sera e non ti permetteva neanche di sentire i poveri presentatori che stavano cercando di descrivere quello che succedeva nelle varie battaglie. Posso riassumere una tagline tutto questo delirio? Non sei tu il target della Milan Games? No, ma certo, chiaramente. Cioè, non siamo noi il target. Cioè, detta così, non siamo noi il target. La cosa, il problema, secondo me, bro, è che... La vera domanda è chi lo è? No, bravissimo. Cioè, la vera domanda è chi è il target di questa roba? È proprio quello il discorso, perché quando tu... Allora, poi, in realtà, quando arrivavi nel settore dei giochi da tavolo sì. e dei fumetti, c'erano anche delle situazioni comprensibili, tipo lo stand Bonelli era molto bello, era ben organizzato, c'era il firmacopie con gli autori, lo stand di Game non sarà piccolino ma ben organizzato, cioè c'erano cose che funzionavano sì. ma poi in mezzo alle cose che funzionavano ti trovavi, dopo aver capito che tutto quello che dove potevi mangiare era fuori, ti trovavi tipo l'angolo della salsiccia anche dentro questa griglia che buttava su fumo che e odore di gradea esatto. in tutto e il grasso che cola nei fumetti Bonelli esatto. fantastico, cioè, apri Tex e dici oppure, madonna ma questo numero di Tex sa veramente di bracciole di carne salata oppure in mezzo in mezzo alla cioè, sembra la bistecca esatto. con le patate esatto. Insomma, scusate non in mezzo piace. Ma in un angolo di un padiglione c'era questa specie di Asian Town che era solo ed esclusivamente cibo, ma tipo non so ragazzi, sono stati 300 metri quadri di cibo cinese, ma proprio con le lanterne cinesi. Sembra che questa gente, gli organizzatori, giuro, ragazzi, siano andati a Lucca e abbiano detto: e ragazzi, facciamo uno studio per capire cosa va e cosa non va. Hanno preso allora, tutto Japan Palace, sì. Questo no. Giochi da tavolo, quello, sì. sì. Questo no. Allora, ok, abbiamo uno spazio un po' più piccolo, non possiamo fare il Japan Palace. Dai, facciamo una micro Japan Town piena di cibo. Fake indocinese a Milano Rovero. Sì, alla fiera di Milano Rock, tra l'altro, ha degli spazi micidiali. Ha degli spazi micidiali, infatti, se lo organizzi bene. Servitissima, servitissima mica tanto, perché l'ora e mezza che ho passato in fila. La no, in realtà volta, è servita cazzo. Male. E anche il sistema di ingresso in macchina è terribile. È terrificante. E i parcheggi costano un delirio. Infatti, la prossima volta è questo. Altro disclaimer, ragazzi: se andate alla Milan Games Week, parcheggiate a Molino Dorino, vi prendete la verde, arrivate direttamente a Rho e cambiate, prendete la rossa, arrivate a Rho e venite a piedi, perché sennò non entrate mai. Dubito che dopo vita. Questo tuo intervento qualcuno è molto probabile. No ragazzi, adesso fate gli scherzi, non è certo fatto per basciare la Milan Games Week. Io però no, è solo per dire ragazzi, sì, io pago 25 euro di biglietto, sì, tipo il meme di Salvini. Ah no? Io pago 25 euro di biglietto, mi trovo in una situazione del genere, spacco tutto. Cioè, io ve lo dico proprio con la massima serenità. Per fortuna non ho pagato il biglietto d'entrata, perché sennò cioè, mi venivate a prendere in questura. Detto questo, le cose molto positive, come vi dicevo, gli stand Hasbro, le salamelle, eccetera, eccetera, ci sono state. Però è chiaramente una fiera che
cioè in questo modo non funzionerà mai. Cioè, e c'era gente che girava spaesata, ma io stesso, dopo aver visto gli stand principali, quello che mi interessava di più, col mio babbo siamo andati a curiosare di qua e di là, ci siamo soffermati più sui fumetti, abbiamo parlato con qualche autore, però tutta la stragrande maggioranza della gente che era lì, la vedevi proprio che girava, ti trovavi lo stand Bonelli e di fianco lo stand delle parrucche per il cosplay. Ma che senso ha? Cioè, non c'era nessun programma, logica. Nessuna logica, e nessun, ecco, la parte migliore per assurdo era probabilmente quella allestita da tutti i gruppi di cosplay di Star Wars italiani, tra cui c'era la 501esima, che è famosissima, il gruppo di Mandalorian, eccetera, eccetera, che avevano allestito una specie di piccolo villaggetto con tanto di AT-AT gigante che avete visto nelle foto, e lì era una figata perché c'era la gente vestita in costume, c'era uno vestito a Chewbacca, ragazzi, era stato alto 2,30 metri, in mezzo a tutto quel bordello, cioè, e quel caos indiviso, quando vedevi gente vestita di bianco e di nero dicevi: oh, grazie, l'impero, esatto, almeno ho un punto di esatto, disciplina, ordine, pulito, e esatto. Dicevi: ah, ok. E quindi quelle realtà lì, c'erano anche quelli di Assassin's Creed che avevano, tra l'altro, scoperto che c'è questo gruppo di cosplay che fa di costumi, ragazzi, che sono, cioè, livello cinematografico veramente pazzeschi, e quelle cose sono state piacevoli, primo perché c'era meno gente, c'era meno casino, e secondo perché comunque avevano tra di loro, perché era l'unica zona organizzata, esatto, cioè, era esatto. Un'area con un senso. Ora, logico, io, ragazzi, non so chi abbia organizzato sta Milan Games Week. A me sembra proprio che sia stato fatto proprio come diceva Wanda prima, quando facevi la tesina di quinta superiore, che buttavi dentro le cose a caso, e magari tipo 10 teste che hanno cercato di far funzionare questa cosa, ovviamente alla fine non ce l'hanno fatta, però dico, è costata questa roba, cioè, ed è costata tanto, secondo me. No, avrà fatto anche buoni numeri, avranno anche, si saranno anche rifatti con gli incassi, due giorni, guarda, venerdì e sabato erano entrambi sold out, 40.000 biglietti, appunto, a 25 euro biglietto. Capisci, Mac, che questa roba qui, un po' come anche le Luca degli ultimi anni, sono ormai degli happening, cioè tu ci vai perché tutti ci vanno. Bravo, tu arrivi lì e dici: dove sei stato questo weekend? Alla Milan Games Week. Ma tu non sai un cazzo della Milan Games Week. Mi hai rubato. Ma lunedì mattina devi andare al lavoro o devi andare a scuola e dire a tutti che sei stato alla Milan Games Week. Luca, uguale, è il motivo per cui ogni anno c'è sempre più gente che va e non ci stanno più dentro, perché non puoi allargare le mura della città e non puoi prendere la fiera di Raw e sdoppiarla, sì. Ma se tu rendi questo evento un qualcosa di rinunciabile a livello di hype, la gente, anche che non sa niente, ci va perché ci vanno tutti. Beh, cioè, no, però non ha problemi così di spazio. Ma no, certo. No, la cosa assurda è quella che, ma la roba più assurda non ancora, ti serve, ragazzi, dare una direzione, è quello, sì, il punto. Era che, in realtà poi all'interno dei padiglioni ADBT per la fiera c'era tantissimo spazio vuoto, cioè c'erano delle voragini di nulla, hanno ammassato tutto vicino, era tutto incasinato, ragazzi. Al posto di è veramente difficile, esatto, è veramente difficile rendere idea di quello che era, del senso di spaesamento che ti trovavi a vedere queste cose, alcune che funzionavano molto bene, altre che non funzionavano minimamente. Cioè, ad esempio, tutta la parte, appunto, ribadisco, che era lì vicino, c'era questo eBay Stage, no, che era era uno dei media sponsor principali, che era quello dove Zettone faceva le varie panel, tra cui ha parlato anche con Umberto Ramos, un fumettista di caratura internazionale, e sono stati anche interessanti. E però erano le uniche parti organiche di un organismo che era un mucchio d'organi. Sì, ma mentre lui fa questo panel interessantissimo, di là c'è un boccia di 15 anni che suona la chitarra elettrica e urla, sì, cose incomprensibili. Per fortuna era abbastanza distante, però sì, cioè, il concetto è quello. È ridicolo. Cioè, non sono due cose che si parlano, quindi... Adesso vabbè, noi siamo. Io sono l'ultimo dei piscuani per poter dire come si fa o come non si fa una fiera. Però. Beh, di sicuro non così. Da fruitore dico: sicuramente, ragazzi, non la fate così l'anno prossimo, cercate qualcosa di meglio, perché è anche una. Come dire, dà anche un'idea un po' sbagliata, secondo me, di quello che è il nostro hobby, sì, sì, e sì, il nostro modo di fare hobby. Perché poi, come mi hanno confermato i ragazzi che erano lì a dimostrare i vari giochi, il pubblico è difficilissimo, cioè non gli puoi mettere sul tavolo più che un Unstable Unicorn, sì, sì, o qualcos'altro, o perché, Exploding Kitten roba, perché lì, sì, appena gli metti su, che non so, un Azul, una roba del genere, già lo rifiutano, perché sì, non hanno proprio, non c'è il feeling, cercano, no? Il mouse, però vabbè, ragazzi, questa ovviamente è una, forse suonerà un po' da boomer, però l'idea che mi sono fatto io è che ci voglia una presa di coscienza diversa da parte dell'organizzazione per capire
in che direzione far andare veramente questa cosa l'anno prossimo. Sapete che ogni volta che sento usare il termine boomer penso a Boomer, quella di Battlestar Galactica. Anche io sempre. Ogni volta. Sempre. E penso, sì, come vivremmo ora Battlestar Galactica ogni volta che la chiamano boomer e dicono ok, sì, boomer, così. Cioè, e è un quesito interessante. Mi butta via. Tanto è un termine che odio profondamente. Cioè, ogni volta che lo sento usare mi giro le scatole. Sì, ma è una roba l'ho usato perché però è comprensibile. Sì, no, fa capire. Okay. Comunque, ragazzi, al netto di tutto, devo dire no, che... No, ma posso solo chiederti una cosa? Sì, certo, ma... certo. Vabbè, a parte i giochi da tavolo, ma a livello di videogame, qual era la roba, la new sensation? Non lo so. Ah, ok. Cioè, però, posso dirti che c'era una statua di Aloy, quella protagonista di... come si chiama? Di Horizon. Di Horizon. Zero Dawn. Zero Dawn, okay. Gigantissima. Ma io pensavo che ci fosse una roba tipo bellissima, di Elden Ring, oppure... di Last of Us, no, che adesso fanno la serie, niente. Tutto... C'è anche il board game adesso di Last of Us. Sì, ma sai, fanno la serie con Pedro Pascal. Beccato giusto stamattina. E la mia impressione è che dei videogame, la cosa che più, a cui più si voleva dare rilevanza fossero gli esport. Sì, gli esport. Ma in un sistema che uno copriva l'altro, non si capiva. Non... Poi, per carità, c'erano un sacco di palchi dove dei content creator, credo soprattutto youtuber, sì, sì, e quelli che vanno su Twitch, tenevano delle, parlavano di queste cose qua. Sì. Però in mezzo al frastuono generale era veramente difficile capire che cosa ci fosse da poter fare. Eri spaesato, non sapevi, quelle ore, certo. Cioè, era o ti sedevi lì all'arena Vodafone e ti guardavi questi che giocavano, vabbè, siete piase, sì, ok. Sì, però insomma, uno che voleva magari anche seguire qualche discussione, qualche cosa, faceva veramente difficoltà. Ma se trovavi in Mecca quelli che giocavano a League of Legends, dicevi lasciami il posto, vabbè, sì, fammi fare un match figura con Warwick top. Poi mi sparavano con il cannone. Comunque, ragazzi, abbiamo già parlato troppo della questione. Sicuramente, a meno che non ci sarà un altro panel di qualche gioco interessante di cui parlare, non mi vedranno alla Milan Games Week l'anno prossimo, a meno che non mettano su qualcosa di veramente fotonico, ma who knows. E detto questo, possiamo passare ad altro e qualcosa di un po' più giocoso. Allora, Banda, ragazzi, con cosa ci sollazzi questa settimana? Io proseguo la mia top 3 dei giochi della Space Cowboys, della linea Space Cowboys for 2, quindi dopo aver parlato di Botanic, che dei tre è sicuramente lo sconosciuto. Oggi tocca il mitico Splendor Duel, che personalmente è uno dei giochi più belli che ho provato all'ultima Essen insieme ad Ale. Siamo rimasti tutti e due folgorati. Per fortuna il Munifico ci ha mandato la tua copia, che il gentile Patreon, che non ricordo il nome, santo cielo cultista perdonami, ha portato cultista in omaggio per te alla con. E devo dire, grazie, la verità, ho potuto giocarlo con la Berta e confermo tutte le impressioni che avevamo dato durante la diretta a Essen. Un gioco veramente meraviglioso, tant'è che ho già messo in vendita quello vecchio. E so che quello vecchio è da 3, eccetera, eccetera, sì, ma questo qui è di una qualità tale per cui piuttosto elimino uno dal tavolo per giocare. Okay. Uno contro uno e facciamo a turno, perché è veramente bellissimo. Intervento veloce di un quarto d'ora in cui vi descrivo un po' il gioco e per quale motivo dovreste sicuramente averlo in collezione. Vai, Banda! Ed eccoci, ragazzi, al secondo intervento della serie Space Cowboys for 2. Ve lo metto in formato top 3. La settimana scorsa abbiamo parlato di Botanic, un gioco di piazzamento tessere e draft, appunto, di tessere. Oggi passiamo al secondo gradino del podio. L'argento spetta sicuramente a Splendor Duel, l'elefante nella stanza, a Essen 2022, un gioco che è andato sold out tutti i giorni di fiera, le copie erano ovviamente razionate, un gioco veramente bellissimo che io aspettavo da anni, una forma del classico di Marco Audrè per due giocatori, con la collaborazione di Bruno Català, e che fondamentalmente conserva in nuce tutto il meccanismo del gioco originale, però in realtà lo arricchisce con tutta una serie di nuovi meccanismi e soprattutto lo pimpa di cattiveria in un modo incredibile. Allora, la scacchiera, chiamiamola così, di la plancia di gioco di Splendor 2 è un 5x5 e consta in un insieme di 25 spazi a spirale dove posizionare tutti i gettoni, tutte le gemme di gioco più l'oro più le perle, perché la prima introduzione di Splendor Duel è una nuova valuta,
oltre agli smeraldi, ai rubini, agli zaffiri, agli opali, ai diamanti, abbiamo, e a loro, che ovviamente fa da Jolly come nel gioco originale, abbiamo anche le perle. In questi 25 spazi conterranno 4 gemme per colore, quindi 20 gemme colorate, più 3 gemme oro e 2 perle. Quindi attenzione, perché ricordando il meccanismo di Splendor, che consente in un round di prenotare una carta, oppure di prendere 2 gettoni uguali, oppure di prendere 3 gettoni diversi, ricordiamo che qui, essendoci solo 2 perle, chi detiene le perle ha veramente un potere incredibile, perché in tutta la bag ce ne sono solamente 2. Il meccanismo di pick è stato rielaborato per poter funzionare all'interno di una griglia spirale da 25 spazi. Non ci sono più le colonnine con le gemme in cui voi potete prendere gruppi di 3 o di 2 token. Qui voi fate delle pick seguendo delle linee rette, che siano orizzontali, verticali oppure diagonali. L'unica cosa è che non potete mai, con l'azione di pick, prendere dentro l'oro. L'oro ha c'è un solo modo per prendere le gemme oro, che è quello appunto di prendere un token oro e prenotare una carta, ma le vedremo in seguito. Quando voi fate la pick delle gemme, potete prendere una o due o tre gemme con una sola pick, e queste gemme devono essere appunto in riga, una vicino all'altra, in diagonale, orizzontale o verticale. Se prendete però 3 gemme dello stesso colore con una pick, o con una sola pick prendete 2 gemme, quindi tutte e due le gemme a disposizione in mercato, dovete compensare il vostro avversario dandogli uno dei 3 privilegi del gioco. Oltre alle gemme, oltre alle perle, qui abbiamo la seconda grande introduzione del gioco per bilanciare, diciamo, il meccanismo di catch-up, per bilanciare la differenza tra i due giocatori, cioè i privilegi. I privilegi sono 3 pergamene che sono rappresentate appunto da 3 token pergamena all'interno della confezione, che vengono dati in circostanze precise al nostro avversario quando acquisiamo, volontariamente o involontariamente, un vantaggio notevole su di lui. Questi privilegi possono essere spesi all'inizio del proprio turno, uno, due o tutti, per prendere gettoni singoli non oro prima di eseguire la propria mossa del turno. Questi privilegi vengono dati all'avversario nel momento in cui io prendo 3 gettoni dello stesso colore, o con una pick prendo 2 gemme, quindi tutte e due quelle del mercato, oppure quando, prima che arrivi il mio momento di draftare, di fare le pick, io decida di riempire la plancia di gioco con tutte le gemme contenute nella bag, che contiene le gemme che abbiamo usato per pagare le carte acquisite in precedenza. Quindi la facoltà di poter rimettere in gioco, refillare completamente la plancia, è tale per cui devo garantire un privilegio di qualche tipo al mio avversario, perché sostanzialmente quella del refill non è un'azione, è un'azione bonus che io faccio e poi pesco. Quindi immaginatevi che a un certo punto, per esaurimento, nella plancia centrale di gioco rimangano fuori 4 gemme sparute e divise nel loro insieme, io rimetto tutte quelle disponibili nella bag e nella plancia, do un privilegio al mio avversario e poi ne pesco 3. Capite bene che è una roba veramente molto forte, che va compensata in qualche modo. Le carte del gioco si dividono sempre in 3 categorie: quelle più umili da 3, quelle più nobili da 2, per finire proprio i grandi gioielli, i grandi intarsi, che sono appunto diciamo quelle di qualità superiore. E viene costruita una piramide, la Seven Wonders Duel, con 5 carte comuni sotto, 4 medie sopra e 3 rare ancora in cima, e al lato della plancia vengono disposte le uniche 4 carte nobile disponibili. Qui non ci sono tessere nobile a profusione, ce ne sono solamente 4, che però fanno cose pazze, che danno dai 2 ai 3 punti. Ora, qui bisogna fare immediatamente un distinguo rispetto allo Splendor originale. Le carte, molte carte di questa versione Duel sono diverse rispetto al gioco originale, perché pur mantenendo una meccanica di base, quindi avendo dei costi in gemme e una volta pagate garantendovi sconto su determinati acquisti, che possono essere ovviamente colorati, come no, queste gemme sono portatrici, queste carte sono portatrici molto spesso di azioni extra, cioè hanno dei bonus che voi dovete eseguire nell'istante stesso in cui
giocate quella carta, quindi quando la acquistate, non quando la prenotate. Attenzione, perché dopo il meccanismo della prenotazione è un'altra grande differenza con il primo capitolo che vedremo di seguito. Questi poteri sono poteri pazzi. Per esempio, ci sono delle carte che una volta che voi le acquistate, le mettete in gioco, quindi vi garantiscono lo sconto, inoltre vi fanno fare immediatamente un altro turno. Alcune di queste carte vi consentono di prendere immediatamente una gemma non oro dalla plancia di gioco. Alcune di queste vi consentono di prendere immediatamente un privilegio, altre vi consentono addirittura di rubare una gemma non oro dal vostro avversario. E per finire ci sono le mitiche gemme jolly che copiano il colore della colonna in cui le metti. Ci sono tutta una serie di gemme di minore o maggior valore che sono sostanzialmente grigie e hanno come simbolo quello di tutte le gemme del gioco, perché quando voi le prendete voi le potete inserire in una delle colonne di gemme che avete già giocato ed essi assumono lo sconto del colore in cui l'avete piazzato quella tessera. Quindi sono in realtà delle carte gioiello estremamente versatili, perché si oggettiva il loro colore solo nel momento in cui voi le acquistate. Quando le acquistate, se avete bisogno di uno sconto sul blu, la mettete sul blu, quando invece sul rosso, sul rosso. Ovviamente una volta che voi la posizionate in quella colonna, questa gemma jolly non può più uscire da quel colore, rimarrà per sempre parte di quel set collection. La prenotazione delle carte è, secondo me, ha subito una micro modifica che però nel bilancio complessivo dell'opera è quella che proprio sbilancia di più il giudizio a favore di questo titolo. Se vi ricordate, nel primo Splendor voi potevate prenotare una carta, quindi prendete una carta, la mettete nella vostra riserva, ne potete tenere al massimo tre, e poi potete prendere un oro. Ma la regola del gioco originale diceva che anche se l'oro non era disponibile, voi potevate comunque prenotare una carta. Questo vi serviva per counterare il vostro avversario, perché quando vedevate che lui andava magari a chiudere, voi potevate, anche se non l'aveste mai realizzata, prenotare la carta che a lui serviva per vincere. Qui invece, per evitare questo continuo meccanismo di ti blocco, no ti blocco io, no ti blocco io, no ti blocco io, c'è una sottigliezza. Prima si prende l'oro e poi si prenota la carta. E la regola dice che se non sono disponibili gettoni oro sulla plancia, non potete prenotare le carte. E in 25 token, in 25 fish gemma, ci sono solamente 3 gemme, 3 fish che rappresentano l'oro. Quindi a un certo punto l'oro finirà, perché sarà nella bag o sarà diviso equamente tra i due giocatori e nessuno potrà counterare o arrestare la scelta di un giocatore rispetto a una carta, perché non sarà possibile prenotare la carta preziosa per il vostro avversario perché manca l'oro. Allora ecco che spendere il proprio oro per rimetterlo nella bag e all'inizio del vostro turno refillare la plancia centrale per poi riscegliere quell'oro per poter togliere la carta vitale al vostro avversario diventa una tecnica subdola e cattivissima che nelle partite di Splendor Duel si vede più volte all'interno di una partita. Guardate, questo gioco è meraviglioso, devo dire la verità, è meraviglioso. Per carità, del titolo originale conserva l'atmosfera estremamente euro silenziosa, non vola una mosca, tutti che guardano quello che sta succedendo, però a differenza dello Splendor originale in cui quando si giocava in quattro tutti, anche se era secondo me un best 3, tutti guardavano il proprio interesse, qui c'è un'organica e costruttiva osservazione del campo altrui, cioè qui i campi dei due giocatori sono uniti da una corda invisibile che obbliga entrambi a considerare il numero di gemme che sono al centro del tavolo, quale tipo di pick può fare l'avversario, quanti gettoni oro ci sono, dove sono concentrate le gemme, quali carte vuole l'avversario e soprattutto chi cade le chicche, quale dei tre modi per vincere il mio avversario e io stiamo scegliendo. Perché se vi ricordate in Splendor quando si arrivava a 15 punti si vinceva, si sommavano tutti i punti di tutte le carte più quelli delle tessere in nobile. Qui ci sono tre condizioni di vittoria
e sono molto molto diverse a livello strategico. Altra cosa che secondo me rende questo titolo veramente inarrivabile rispetto al titolo originale. La più classica sono i 20 punti, qui invece di 15 si fanno 20 punti. Se voi tra nobili e carte sommate un totale di 20 punti, vincete istantaneamente. Qui proprio c'è la sudden death, appena uno raggiunge 20 punti ha vinto, fine della partita. Non ci sono cazzate, turni extra, niente. Il secondo modo è ottenere 10 punti, ma tutti dello stesso colore. Dovete avere solo carte rosse che per un totale di 10 punti, o solo 10 carte blu, o solo 10 punti di carte blu, eccetera. Ma attenzione, perché vi ricordo, come vi ho spiegato prima, che in questo gioco ci sono le gemme jolly, ci sono i gioielli jolly. I gioielli jolly danno anche punti, quindi quando voi scegliete un gioiello jolly, potete scegliere, una volta che lo comprate, di metterlo magari in una, di avere uno sconto subottimale in una colonna che non vi serve. Ma se quel gioiello vi dà 3 punti in una colonna di carte verdi dove ne avete già 6, ovviamente vi porta a 9, vi porta a un punto dalla vittoria. L'ultima condizione, che è quella che tipicamente viene perseguita il più delle volte le prime partite, è quella delle corone. Molte carte di questo gioco hanno dipinte delle corone. Quando voi calate un totale di 3 corone, immediatamente prendete un nobile. Questo nobile vi fa fare un'azione speciale di quelle che vi ho descritto prima. Oppure c'è il nobile che non fa fare nessuna azione, però vale 3 punti invece di 2. Quando calate 6 corone, prendete il secondo e ultimo nobile. Ci sono 4 nobili, 2 verranno sempre a voi e 2 al vostro avversario. Quando calate 10 corone, avete istantaneamente vinto la partita con la sudden death, esattamente come con i 20 punti o come con i 10 punti monocolore. Credetemi, questa divisione in obiettivi, 20, 10 o 10 corone, è fenomenale, perché i giocatori continueranno a perseguire tipicamente una di queste strategie, fino a che non saranno magari costretti a virare in corsa per andare sull'altra, bloccando quella dell'avversario prima. C'è un continuo equilibrio tra quello che si sceglie, quello che si blocca, quello che si prenota, eccetera, eccetera. E il meccanismo dei privilegi fa sì che non sia mai veramente detta l'ultima parola. Bisogna che il giocatore sia accorto, soprattutto nel capire quante perle quanto e di quanto oro ha bisogno il nostro avversario per fare certe cose, quante corone in media escono per poter realizzare quel tipo di strategia che porta alla vittoria. Nel complesso, guardate, ho potuto fare una decina di partite a Splendor Duel. Anche questo gioco, una partita dura in media 40 minuti, ecco 10 minuti in più rispetto a Botanic, e devo dire la verità, fin da quando l'ho provato a Essen me ne sono totalmente innamorato. Una sfida cattivissima, basata su uno degli Eurogame, su uno dei German Popcorn, come li definiamo noi, più amati del mondo, che è Splendor. Un meccanismo che chiaramente accusava il colpo e che negli anni è sicuramente, anche se ipergiocato, comunque rischiava di far sentire che il tempo era passato, e invece ecco che se ne escono appunto Català, il suo socio, Marc Audrey, per svecchiare il brand di Splendor dopo la versione Marvel, che fondamentalmente è la fotocopia migliorata del gioco base, con un uno contro uno tesissimo da 40 minuti che secondo me spacca qualsiasi cosa. Questo è veramente un titolo da avere in collezione, un rapporto qualità prezzo longevità assurdo. Ed eccoci ritornati dopo questo splendido Splendor di Banda, e guardo dritto dritto negli occhi Ale, che come sì, al solito ci sorprenderà con un'improvvisata, no? No, niente improvvisata, nel senso che rimaniamo su tematiche abbastanza femmini, abbastanza leggere, tra virgolette, poi lo spiegherò durante l'intervento, perché questa settimana parlo di Flamecraft. Draghetti pucciosi! Draghetti pucciosi, portati in Italia dalla Lucky Duck, ne abbiamo parlato la prima volta a Modena, dove io e Jack l'abbiamo provato in anteprima, poi in realtà l'abbiamo avuto diciamo nuovamente a disposizione, l'avete provato anche tutti e due? Sì. Oppure... No, io no, io okay. non ho avuto l'ha provato anche Banda. La mitica partita in cui Claude era avanti di non so quanti punti su tutti, quella me l'hai raccontata, e in un solo turno l'ultimo Pippo Riva triggerando effetti a cascata tutto, cioè invoco regole oscure. Non riesco a dirvi il numero di draghi che ha mosso, di carte che ha attivato, di azioni che ha fatto in quell'ultimo unico turno. Okay. So che ha fatto tipo 22 punti in un turno, cioè, mega rush totale. Okay?
nella sua cioè lui faceva una roba incredibile ha fatto una roba pazzesca. Ok, e niente, io l'ho giocato con i nipoti, l'ho esplorato quindi in un ambiente un filino più comfort e anche forse più a quello di Pippo Riva, forse anche più in target è un altro dei motivi del perché purtroppo Flamecraft ha questa cosa per cui ha un target molto strano, nel senso che può essere, più che altro lo puoi giocare in due modi, ma non ha un target di riferimento. Okay. Però affronto la cosa per bene durante l'intervento registrato, è comunque stata un'esperienza molto particolare e i miei nipoti sono divertiti tantissimo giocandolo, perché l'hanno giocato in modo leggero. Il problema è che Flamecraft nasconde sotto di sé questi momenti Pippo Riva, per cui tu, se sfrutti i turni in modo matematico e diciamo per cercare di creare una serie di combo, diventa un gioco estremamente heavy da quel punto di vista e quindi trasforma anche il target di riferimento. Però rimane una produzione bellissima a livello proprio sia di grafica che di attrattiva al tavolo. Da dire, quando Claude me l'ha settappato tutto sul tavolo, è un bellissimo stavo colpo d'occhio, ma è incredibile. Con vari appunti da fare sul discorso gameplay che poi affronteremo in intervento registrato. Va bene, vai Ale! Si parla di Flamecraft, gioco uscito quest'anno e che è stato prodotto in Italia dalla Lucky Duck Games. Allora, si parla di un gioco puccioso, Flamecraft lo è senza ombra di dubbio, ma poi ci torneremo. È un gioco che ho avuto modo di provare con Jack in anteprima all'ultima Modena Play e che in realtà ha visto una grande attenzione durante l'ultima Essen. Infatti durante l'ultima fiera di Essen lo stand della Lucky Duck è stato sufficientemente preso d'assalto proprio per Flamecraft, ma soprattutto perché c'erano a disposizione alcuni, diciamo, piccoli gingilli da aggiungere al gioco per pimparlo a dovere, ovvero le miniature dei draghi e le risorse sagomate in legno. Però, prima di avventurarci nella discussione estetica del titolo e della parte di componentistica, vi spiegherei un attimino cos'è Flamecraft. Per chi non lo sapesse, Flamecraft è un gioco di piazzamento lavoratori, in questo caso draghi, che unisce un sistema di combo sviluppato attraverso carte e posizionamenti. Si presenta al tavolo come un lungo tappetino in neoprene che rappresenta la città, tra virgolette, e che tra l'altro è parecchio lungo, è fra gli 80 e i 90 cm di tappetino, quindi una bella vergola in mezzo al tavolo, se avete il tavolo grande sappiatelo. E attorno a questo, diciamo a questa piazza della città, vanno posizionati dei negozi. Inizialmente saranno soltanto pochi, non mi ricordo se sono 5 o 6, adesso ho uno svarione, portate pazienza, e un po' alla volta, attraverso le azioni che andremo a compiere, attraverso come interagiremo con i negozi presenti, se completeremo gli incantesimi e via dicendo, eccetera eccetera eccetera, verranno posizionati dei nuovi negozi, svelati poi di turno in turno durante la fase di mantenimento e refresh. Ecco, in Flamecraft ogni negozio ha a disposizione 3 slot drago che una volta occupati non daranno più bonus, e i negozi possono essere incantati per 3 volte in modo da ampliare la gamma di risorse che possono essere ottenute all'interno di quella specifica attività. Durante il turno dei giocatori noi andremo a muovere la nostra pedina drago che ci rappresenta e avremo a disposizione 2 azioni, o quella di incantare oppure quella di raccogliere, che funziona semplicemente andando a posizionarsi all'interno di un negozio raccogliendo le merci che sono disponibili qui e eventualmente quelle dei draghi che sono presenti. Quindi abbiamo a disposizione, poi ci sono anche delle altre azioni secondarie, ma non voglio spiegarvi il regolamento del gioco, voglio spiegarvi com'è il gioco. Quindi diciamo che noi andiamo a modificare la mappa, la piazza cittadina o questo viale cittadino se preferite, visto che il tabellone effettivamente è molto lungo, e andremo a modificarlo attraverso l'arricchimento dei negozi presenti all'inizio e l'aggiunta di nuovi negozi che andranno via via ad ampliare la gamma, facendo ottenere abilità speciali e facendo ottenere soprattutto nuove aree di posizionamento che renderanno la vita molto difficile a chi soffre di paralisi dell'analisi. Il gioco in sé quindi ha una struttura estremamente semplice,
sulla carta, ma che poi in realtà presenta alcune sottili tattiche di gioco, oppure soprattutto verso la fine della partita inseriscono una serie interminabile di combo se riuscite a giocare in modo sapiente le vostre ultimissime azioni. La condizione di vittoria principale è quella di avere più reputazione degli altri giocatori alla fine della partita, e occhio, perché durante gli ultimi turni potete fare veramente tanti punti. L'esempio è quello che ha citato Banda prima dell'intervento, quindi il caso limite per cui la partita con Pippo Riva ha visto quest'ultimo riuscirà a inanellare più di 22 punti con un singolo, con una singola azione tra virgolette. Ci sono varie risorse molto belle nella versione sagomata, e in generale comunque per il prezzo della scatola il materiale è veramente sontuoso. Poi, se amate la miniatura di plastica al posto di quelle in legno di base per i vostri draghi, quelle forse sono ancora acquistabili sullo store della Lucky Duck, non sono sicuro. So che sono andate a Ruba ad Essen, io sono riuscito a accapararmene una sola copia, e quindi sì, diciamo, sono tutte cose che possono abbellire il gioco ma non modificano in nessun modo il gameplay. Veniamo ora al gioco in sé per sé. Come spesso capita nei giochi di combo, all'inizio il gioco è estremamente veloce, i turni si inanellano rapidamente, poi via via che le opzioni aumentano, quindi che lo spessore tattico si ispessisce, e a questo punto poi subentra il fattore del faccio 100 cose, posso fare 100 cose, qual è quella ottimale? E qui c'è poi diciamo l'enorme problema, se volete, di Flamecraft, ovvero che non si capisce bene quale sia il target del gioco. A vedere la splendida lo splendido lavoro di illustrazioni fatto da Sandara Tang, tra l'altro artista di Singapore che vi consiglio di seguire perché ha pubblicato alcuni lavori sensazionali, tutta l'opera di illustrazione a me ha ricordato molto Studio Ghibli e in generale le opere del maestro Miyazaki, quindi questo tratto che è un po' non caricaturale ma è puccioso, simpatico, d'effetto e non minimalista, comunque è abbastanza dettagliato nel suo stile cartunesco. Ecco, Sandara Tang ha fatto un lavoro super. Manny Vega, che è l'autore del gioco invece vero e proprio, quindi la parte meccanica, il reale autore di Flamecraft, effettivamente non si capisce bene se mirava a un pubblico di casual gamer piuttosto che a un pubblico di giocatori esperti. In realtà penso mirasse a entrambe le categorie. Perché? Io ho avuto modo di giocare Flamecraft sia con un gruppo di giocatori scafati più volte, in realtà ho fatto alcune partite, più la possibilità di giocarlo in famiglia in una serie di partite dal tono molto più tranquillo e cacciarore. Mi sono divertito in entrambi i casi, ma ho notato, soprattutto quando giocavo con i giocatori più esperti, una certa tendenza alla paralisi che allungava enormemente il gioco verso la fine della partita. Gli ultimi turni, diciamo gli ultimi 3-4 giri al tavolo, sono di vera sofferenza ad un certo punto. Perché? Perché le opzioni sono veramente tante e il giocatore esperto non vuole fare un'azione banale, non vuole fare un'azione subottimale, per cui c'è chi si mette lì con calma, verifica tutte le azioni, tutte le abilità di negozi, tutti i draghi che sono posizionati, decide se posizionarsi su un negozio ormai completo ma che offre tanta roba, tante merci che consentono magari di fare incantare da un'altra parte, preferisce incantare andando a completare un negozio magari più recente, andare a posizionarsi a raccogliere in un negozio più recente, cioè ci sono varie cose che subentrano, più ci sono le carte dei draghi eleganti che danno punti a fine partita a seconda di determinati fattori e sono sconosciute agli altri giocatori, quindi ognuno ha le proprie e andranno poi a sommarsi, quindi è difficile anche stabilire chi sta realmente vincendo perché quelle carte nascondono spesso il reale vincitore. Quindi il gioco con giocatori più esperti a me ha sinceramente un po' spaventato e annoiato in un paio di occasioni, perché purtroppo al tavolo c'è sempre una persona che rallenta, normalmente è un difetto, diciamo che è un concorso di colpa fra la persona e il gioco in sé, perché il gioco effettivamente
da dopo i due terzi di partita ti offre talmente tante strade che è anche veramente difficile capire qual è, non dico l'azione ottimale, perché spesso e volentieri è veramente dura capire qual è, ma quantomeno una che non sia subottimale. Mentre invece le partite dal target più casual, quindi con quelle in famiglia, quelle più tranquille, quelle con età varie fra i 9-10 anni e i 18, ecco, quelle partite me le ricordo sempre fino alla fine fra le risate. Un po' per lo stile, un po' per la presenza al tavolo, un po' perché il gioco comunque premia anche alcune azioni, tipo c'è un drago che con abilità ti consente di dare una risorsa a qualcun altro e tu ti becchi due punti di reputazione, quindi una condivisione di risorse senza quindi andare a punire qualcuno in particolare. Che poi ci sia l'amico, l'amica, bla bla bla, che dà sempre la roba alla stessa persona, mi è capitato. Però quello è di nuovo un problema della persona, non tanto del gioco, poveretto, che in questo caso non c'entra niente. Ecco, le partite più casual in realtà mi sono divertito tantissimo a portarle alla fine, e soprattutto senza l'ansia di dover per forza fare l'azione migliore, anche gli ultimi turni sono andati via molto più lisci rispetto a partite invece con giocatori più esperti. Perciò il target del gioco è quello più casual? In realtà no, in realtà il gioco si presta ad essere portato a termine da entrambe le categorie. Poi sta al giocatore capire se preferisce giocare in un sistema piuttosto che in un altro. Quindi, ecco, sappiate bene, se doveste avere l'opportunità, la voglia e il desiderio di acquistarlo, a chi proporlo. Perché? Perché è un gioco che secondo me avrà grande impatto su giocatori che magari non sono molto abituati a giocare, però è comunque necessario un minimo di competenza al tavolo per gestire le combo di carte, perché altrimenti, non dico essere super giocatori di Magic ormai da tantissimo tempo, l'ho giocato anche con bambine di 10 anni che ovviamente un po' supportate, però l'hanno portato a termine senza problemi, sono giocatrici. Quindi in realtà il gioco si presta enormemente ad essere intavolato con tutti, ma devono comunque avere un po' almeno le basi della gestione della carta, perché le informazioni sulle carte sono diverse, c'è un minimo di iconografia, ma il testo è tanto e indispensabile, per fortuna c'è in italiano, e soprattutto, tra l'altro, faccio un complimento alla trasposizione in italiano di Lucky Duck, perché effettivamente alcune cose sono state tradotte con grandissima abilità. Flamecraft quindi è un gioco un po' che attraversa in modo trasversale le categorie, si offre a un pubblico molto ampio e può essere apprezzato da un pubblico molto ampio. Se un giocatore è estremamente esperto, o quelli che in gergo vengono definiti gli hardcore gamer, sicuramente potrebbe subire, come ho subito anch'io, devo dire la verità, la parte finale delle partite, quando effettivamente in ballo c'è la vittoria. Il fatto di dover trovare proprio quell'azione che ti fa fare i 20, 25, 30 punti a fine partita e che ti fa rimanere lì imbambolato come un ebete a leggere ogni singola carta, ogni singola zona, finché, e ricontrollare mille volte le tue carte. Perché purtroppo sì, si può un minimo pianificare il proprio turno prima che sia il nostro momento, però la mappa dei negozi cambia per il posizionamento di un drago piuttosto che l'inserimento di un incantesimo fino all'ultimo momento, e quindi le combo, non tutte, ma magari ci sono due o tre combo che si aggiungono poco prima del nostro turno, rendendo di fatto la pianificazione un po' più difficile e il downtime del turno un pochino più lungo. Ecco, Flamecraft è un gioco per 1-5 giocatori, in solitario ho fatto una sola partita, non mi sono divertito molto, l'ho trovato gradevolissimo in 3 giocatori, in 3 secondo me è il numero perfetto, perché il downtime è limitato, la mappa si popola anche lì comunque in modo abbastanza coeso e tranquillo, e le condizioni di fine partita, che sono l'esaurimento del mazzo di draghi artigiani o l'esaurimento del mazzo degli incantesimi, avvengono in modo abbastanza, non dico veloce, perché comunque una partita a Flamecraft meno di un'ora e un quarto non dura,
però comunque piacevole. Quindi diciamo che durata di 75 minuti più o meno, 75-80 minuti. Le ultime partite sono state anche più veloci. In 4 lo affronterei con un po' di cautela, in 5 mai nella vita, perché in 5 la rotazione al tavolo è estremamente lenta e la cosa impatta brutalmente sulla, diciamo, sul divertimento generale. Quindi in 2 non l'ho provato, è un counter che mi manca, ma comunque sono certo funzioni bene, perché per le dinamiche stesse di piazzamento diventa un filino più scacchistico e quindi comunque il piacere di gioco rimane. Secondo me comunque il 3 è il suo numero, sia per durata sia per downtime, ma soprattutto per le opzioni che si hanno a disposizione. Ecco, Flamecraft quindi non è solo un'opera passata per Kickstarter che vuole abbindolare il compratore grazie alla grafica. Effettivamente il gioco sotto c'è, è veramente molto divertente in certe condizioni. Attenzione quando lo giocate con giocatori tanto esperti, perché ovviamente lì la bellezza generale e l'atmosfera cacciarona si trasforma in sfida all'ultimo sangue. Quindi ecco, va ben pianificato a chi proporlo. Comunque un gioco promosso che a me è piaciuto, giocato in famiglia, un po' meno giocato fra esperti, ma che sicuramente ha il suo perché, soprattutto nella fiera di Essen. A Essen c'erano diversi tavoli che lo facevano provare, io ho visto tanti volti sorridenti. Ecco, Flamecraft, Lucky Duck Games, torniamo alla diretta. E eccoci ritornati con le sopracciglia strinate da questo dai draghi e da questo intervento di Ale, e vorrei lanciare Jack, ma probabilmente l'unico posto c'è una bottiglia dove di birra Moretti da mezzo, esatto, al posto di Jack, lancia quella. L'unico posto che lui non la beve, esatto, tutto dire. L'unico posto dove possiamo lanciarlo credo sia sotto le coperte allo stato attuale delle cose. Quindi caro Jack, noi ovviamente ti aspettiamo a braccia aperte, anche perché fare il presentatore è abbastanza divertente ma oneroso in termini psicologici. Però siamo fortunati, perché quando Jack manca la partita di Oddsworn possiamo usare il suo personaggio come companion e quindi farlo funzionare bene. Grazie Jack. Ragazzi, anche settimana scorsa Jack ha salvato due volte. È stato bravo, sì, poi io ho risolto io la situazione come al solito, però va bene, sì, quello è vero, sì, no, dai Jackone, speriamo che tu ti riprenda presto e ti aspettiamo ovviamente per il prossimo episodio. Mi auguro. Tra l'altro è festa giovedì prossimo, perché è l'8 dicembre. Sì, è vero, è vero. Io rientro dalla Polonia. Sì, giusto. Esatto. E riparto per la Macedonia. Ma molto bene, insomma, Ale è veramente. Sì. Mia moglie sarà deliziata. Esatto. E che dire, ragazzi? A questo punto non ci resta che salutarvi e rimandarvi all'intervento di settimana. L'episodio di settimana prossima. Sì. Quindi un saluto da Mac. Uno da Banda. E uno da Ale. E come sempre, ragazzi, ci vediamo dall'altra parte. Ciao.